In generale, credo che non sia mai facile dare un consiglio. Per nessuno, neanche per me. Anche se un coach è spesso chiamato a farlo. E quando lo fa, confida che ciascuno sappia trarre dalle sue parole qualcosa di utile. Come spero saprai fare anche tu. Ti ho spesso sentita affermare io non cambierò mai. Ma per quanto mi sforzi di ricordare, nessuno qui ti ha mai chiesto di farlo. O almeno non apertamente. Ma pensa se fossero gli altri a farsi un'idea sbagliata su di te e a non cambiarla mai più. E poi, Giulia, a volte il segreto non è cambiare ciò che siamo, ma solo il modo in cui ci raccontiamo. Tante volte le nostre azioni, la nostra capacità di ascoltare, il nostro silenzio, come adesso, raccontano di noi molto più di ciò che comunichiamo a parole. Giulia. Il tuo percorso. A The Coach. Finisce qui. Giulia, non me l'aspettavo. Mi dispiace. Io un po' sì. E forse lo volevo anche, perché io sono una persona molto libera. Ho capito grazie a The Coach che le scelte che ho fatto dal mio passato fino ad oggi sono quelle giuste e che non le cambierei mai, perché la mia vita all'esterno di questo studio, nonostante è bellissimo, coloratissimo, fatto di professionisti, non è tanto quanto quello che io ho a casa. Io sono contenta che tu sia soddisfatta del tuo percorso, Giulia, e ti ringrazio per aver portato la tua professionalità qui a The Coach. Grazie Davide. Grazie a te, io accompagno Giulia fuori dallo studio. Ciao, grazie ancora, facciamo un altro applauso. Noi siamo arrivati alla fine della puntata, quindi io saluto il nostro pubblico, grazie opinionisti, grazie coach, e noi come sempre vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Sono felice di essere me stessa e lo sarò per sempre. Vorrei estrarre una lezione importante, una lezione che prendo spunto da Giulia, dove ha lasciato un messaggio dicendo: io non cambierò mai, nessuno pretende di voler cambiare le persone se non sono le prime a volerlo fare. Inevitabilmente miglioriamo nel tempo, la Giulia di adesso è diversa da una Giulia di 10 anni fa e lo sarà magari tra 10 anni, per cui accettare l'idea di volersi almeno migliorare alcuni punti che la possono avvicinare ad essere una professionista ancora più riconosciuta, perché una grandissima professionista, questo può agevolare, aiutare anche l'essere così a volte troppo duri con se stessi.